Un tuffo nel passato per far emergere opportunità future. La pratica antichissima della transumanza, abbandonata perché non più redditizia, torna di attualità in alcune regioni, proprio perché parte della loro storia di identità, trasformandosi in risorsa economica, culturale e turistica. A questi cammini di uomini, cammini di animali, è stata dedicata un'articolata ricerca interdisciplinare nel volume a cura di Katia Ballacchino e Letizia Bindi, presentato a Roma nella splendida Sala della Crociera al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. Oltre alla rievocazione di paesaggi bucolici e pratiche antiche, l'obiettivo, spiega Fabio Pilla dell'Università degli Studi del Molise, direttore del Centro di Ricerca Biocult, è anche quello più concreto di promuovere un turismo sostenibile. In particolare per il Molise può significare molto perché è appunto una zona d'Italia che è stata fortemente segnata anche nel paesaggio dall'essere attraversata da questi tratturi. Possibilità anche di utilizzare questo segno particolare, questa pratica particolare come un forte elemento di attrazione turistica per un turismo di tipo nuovo, certamente non di massa, certamente di nicchia. Alla fine della scorsa estate le greggi di un pastore molisano sono scese dai monti del Matese per tornare ad attraversare lo straordinario sito archeologico di Altiglia Sepino, accompagnate da una grande partecipazione, racconta l'etnografa, curatrice del volume, Letizia Bindi. Questa è una iniziativa che abbiamo molto voluto e che è il risultato di una proficua e feconda interazione con i protagonisti di questa pratica sul territorio, e credo che questa sia un'esperienza che mette in luce l'importanza anche della valorizzazione dei protagonisti, ovviamente dà rilievo alla crucialità anche delle persone che sono state da sempre sui territori, perché impone di tenerne in considerazione come soggetti animatori di queste iniziative, di farne i punti di partenza per un recupero complessivo dei loro saperi, del loro sistema di conoscenze, che è quello che oggi diventa utile sia per una valorizzazione, diciamo, della storia, della cronaca, diciamo, di queste antiche forme pastorali, ma anche per un recupero positivo verso il futuro di biodiversità, di riscoperta delle specificità, per esempio delle razze ovine o delle razze bovine, e anche per un complessivo recupero della biodiversità vegetale che si legava a questo tipo di pratica. Grazie.